riporrete domani in consiglio relativamente alla possibilità di un aumento anche della tassazione? Questo è uno dei punti fondamentali. Ovviamente noi siamo assolutamente contrari. Siamo assolutamente contrari perché, guardate, è fin troppo semplice far passare un grande successo, cioè quello dei soldi che arriveranno per Napoli, facendoli pagare ai napoletani. Questa è un'assurdità, è un non senso, sarebbe addirittura una presa in giro per i cittadini, cioè far pagare sempre gli stessi e far pagare sempre di più. Non può andare, Napoli non può diventare l'unica città d'Italia ad andare in deroga rispetto all'addizionale comunale IRPEF, che già è al massimo, come sapete. Non può essere questo lo strumento, peraltro sarebbe anche una certificazione di un fallimento, di attivare degli altri canali che sono la valorizzazione del patrimonio, che sono la riscossione complessiva, la lotta all'evasione, no? Perché noi di questo dobbiamo parlare e questo dobbiamo esigere, la corretta amministrazione del patrimonio, ma anche la capacità di ridurre gli sprechi che ci sono. Noi oggi parleremo, perché siamo andati avanti, nell'analisi dei ponteggi. Qualcuno di voi lo ha seguito, lo ha scritto, no? Ci sono questi ponteggi un po' sparsi per Napoli che costano ai cittadini caro e amaro. Per quello dell'ex gasometro, il Consiglio Comunale a fine dicembre ha certificato un debito fuori bilancio di quasi 200.000 euro, perché quei ponteggi stanno lì da 6 anni e non si decide che cosa fare, e il ponteggio è di per sé una cosa provvisoria, non può diventare come la Galleria Umberto o come per la Galleria Vittoria, per non parlare di Forcella, no? Dove ormai sono diventati una parte dell'arredo urbano. Questo ovviamente non è possibile, questo è segnale di spreco, è uno dei temi su cui l'amministrazione deve intervenire.